Buongiorno, buona pausa pranzo, buon appetito, buon tutto, qualunque cosa stiate facendo. Un aggiornamento dall'ufficio del Ministero dell'Interno su quello che sta accadendo in Italia e non solo in Italia. Innanzitutto grazie, come sempre grazie alle forze dell'ordine che in queste ore stanno dando delle mazzate poderose a mafia, camorra e 'ndrangheta. Partiamo dai 17 arresti in Calabria, dove è stato dato un bel taglio alle unghie e agli artigli della malavita organizzata, anche alcuni esponenti politici, il capogruppo del Partito Democratico in Regione Calabria sono agli arresti, nonché un consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Sette arresti di mafia in Sicilia, sequestri di 6 milioni di euro di beni contro la camorra, in Campania, quindi bene, bene, gran mazzate a mafia, camorra e 'ndrangheta. Grazie ai magistrati, grazie agli inquirenti, grazie alle forze dell'ordine e grazie agli italiani che ci sostengono. Questa è l'antimafia dei fatti. Ci sono quelli che combattono la mafia con le parole, con i libri e con i convegni, invece c'è l'antimafia degli arresti, dei sequestri, e quindi grazie perché la giornata è cominciata bene, così come è cominciata bene perché sono arrivati i dati definitivi dell'operazione Scuole Sicure, antidroga, 600 scuole controllate in tutta Italia dove vanno i vostri e i nostri figli, 15 kg di droga sequestrati, 31 arresti, 46 denunce, migliaia e migliaia di controlli. Nel prossimo anno scolastico raddoppiamo i fondi del Ministero dell'Interno, 4 milioni di euro per andare a beccare gli spacciatori di morte, disgraziati, delinquenti, bastardi, infami, che vanno fuori da scuole anche di ragazzini di 11, 12 e 13 anni. Oggi è la denuncia del giorno, oggi mi arriva da Legambiente. L'avete letto? Mi mancava una denuncia di Legambiente. Sto lavorando peraltro con i parlamentari della Lega alle tematiche ambientali, alla raccolta differenziata, alla valorizzazione dei rifiuti, alla sostituzione delle caldaie e dei mezzi di trasporto inquinanti, alle nuove ferrovie per cui serve la TAV anche per inquinare di meno, oltre che per spendere di meno. Ebbene, Legambiente mi denuncia per gli immigrati. Non si capisce perché, però l'ho stampata adesso. Legambiente Sicilia denuncia il ministro dell'Interno Salvini per sequestro di persona. E ecco, ci risiamo, nave Gregoretti, che è da alcuni giorni in porto, quindi è ferma, tranquilla, controllata in un porto italiano con 116 immigrati a bordo. Abbiamo fatto scendere donne incinte e bambini, come sempre, da ministro e da padre, ovviamente, però ribadisco la linea della serietà, del rigore, dei porti chiusi a coloro che arrivano in Italia senza permesso. Ci siamo presi questi giorni di lavoro e posso dire adesso a voi, in diretta, in questo istante, anche ai denuncianti di Legambiente, problema risolto. 5 paesi europei, Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda, più alcune strutture dei vescovi italiani, si faranno carico dei 116 immigrati a bordo di questa nave. Ho chiesto qualche giorno di lavoro per stimolare e svegliare le coscienze, perché sono tutti bravi a fare i generosi coi porti degli altri. Ancora oggi il ministro dell'Interno tedesco ha invitato l'Italia ad aprire i porti alle navi delle ONG. No, amico mio, adesso non è che tutto debba essere risolto in Italia e siamo il centro profughi e il campo profughi d'Europa. No. No, si arriva se si ha il permesso di arrivare in Italia. Ebbene, non so se mi costerà un altro tentato processo, avvocati, carte, polemiche, articoli di giornale. E vabbè, mi faccio carico, ho le spalle belle larghe anche di questo ennesimo eventuale processo di Legambiente stavolta. E io mi domando cosa c'entri la difesa sacrosanta dell'ambiente con la politica migratoria di Matteo Salvini e di questo governo, però problema risolto, quindi nelle prossime ore darò personalmente autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che questi immigrati, non rimarranno a carico dei cittadini italiani che già hanno i loro problemi di lavoro,
di integrazione, di casa, di scuola, di sanità, di sicurezza, l'abbiamo visto, e rimando un abbraccio a telecamere spente alla vedova del vice brigadiere morto con 11 coltellate mentre faceva il suo lavoro a Roma, e leggevo alcuni articoli di giornali disgustosi nelle scorse ore, per cui è quasi colpa sua, è quasi colpa del vice brigadiere. Sei morto per 11 coltellate, ma ci sono degli aspetti oscuri, ancora non si capisce. E poi quel povero ragazzo americano bendato, ragazzi, stiamo parlando di 11 coltellate, di 11 colpi di coltello che hanno ucciso una persona che abbiamo accompagnato nella casa del Signore, nella stessa chiesa dove meno di 2 mesi fa si era sposato. Quindi torniamo sulla terra. Torniamo sulla terra, la vittima non è il delinquente bendato, la vittima è un carabiniere morto in servizio, è la sua mamma, sono i suoi fratelli, le sue sorelle, la sua vedova e la sua comunità. Quella è l'unica vittima di questa incredibile vicenda. Detto questo, vabbè, mando un bacione agli amici di Lega Ambiente che evidentemente hanno soldi e avvocati per occuparsi non solo della qualità dell'ambiente, io mi bevo un caffè anche alla salute loro, e comunque denuncia più, denuncia meno, ragazzi. Quando ho deciso di fare il ministro dell'interno di questo paese avevo messo in conto che qualche problema l'avrei avuto, qualcuno l'avrei fatto arrabbiare. Non mi preoccupano le minacce dei mafiosi, dei Casamonica, dei delinquenti, dei criminali, degli spacciatori. Sono un po' più particolari appunto le scelte di alcune associazioni. Ho visto anche l'ANPI, oggi è uscita l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia che fa un appello ai senatori perché non votino il decreto sicurezza bis, perché c'è puzza di Stato di Polizia. In gioco addirittura, secondo l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e anche qua che ci azzecca, boh, vabbè, come Lega Ambiente che mi denuncia per sequestro di persona. Nascerebbe un'Italia peggiore, si inaspriscono le sanzioni e si applicano pene aggiuntive, sì, per i trafficanti di esseri umani, sì, sì, perché aiuta i trafficanti di esseri umani, inaspriamo le pene, sequestriamo le navi. Guarda te, quindi secondo l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia bisogna bocciare questo decreto sicurezza, perché ci stiamo separando dall'idea di piena democrazia voluta dai costituenti e ci stiamo avviando a un'Italia peggiore, più isolata, più divisa, più povera, più meschina e molto meno libera, e c'è odore di Stato di Polizia. Vabbè, oggi il caffè lo dedichiamo a Lega Ambiente e all'ANPI. Io non mollo, mi denuncino, mi denuncio, ma chi se ne frega. I dati sulla disoccupazione intanto sono positivi, siamo ai minimi storici degli ultimi anni in quanto a disoccupazione, diminuisce anche la disoccupazione giovanile, però il PIL, l'economia è ferma ed è per questo che io fra pochi minuti mi sposto in 2 uffici di fianco, perché c'è la riunione dei responsabili economici della Lega per una manovra economica coraggiosa, forte, incisiva, che rimetta miliardi di euro nelle tasche dei cittadini italiani. Non è il momento della timidezza, della paura, delle mezze cose, delle mezze misure. Questo valga anche per la cosiddetta riforma della giustizia del ministro Bonafede, che ci mette anche buona volontà, per carità di Dio, ma è acqua. Non c'è veramente uno scatto in avanti, quella differenza che gli italiani si aspettano, tempi della giustizia dimezzati. C'è il progetto della Lega che prevede che un processo possa durare 3 anni e 6 mesi, quindi quasi la metà di quello che dura oggi. Invece questa riforma non prevede interventi incisivi, non si parla di separazione delle carriere, secondo noi assolutamente invece fondamentale, non si parla delle assunzioni dei magistrati, dei criteri dei concorsi, delle promozioni, non si interviene sulle attenuanti generiche, sulla sospensione condizionale della pena, quindi
Poi ci sono spacciatori o stupratori, l'abbiamo visto negli ultimi episodi anche a Bergamo, che vengono condannati sulla carta, ma poi con la sospensione della pena e con le attenuanti fanno 24 ore di galera e poi tornano a spacciare e a stuprare. Non ci sono sanzioni disciplinari per chi non rispetta i tempi delle indagini, dei processi, del deposito delle sentenze, non si tocca il tema delle intercettazioni, si lascia totale discrezionalità e soggettività alle diverse procure su cosa indagare o su cosa non indagare, non si separano anche i CSM, l'abbiamo visto lo scandalo, quello che è emerso nelle ultime settimane, non si inserisce la figura del manager, promozione del merito, tutela del merito, produttività, efficienza, velocità. Processi più veloci significa mandare in galera prima i colpevoli e liberare dal processo gli innocenti. Oggi sono processi che durano, l'abbiamo visto anche negli ultimi giorni, 25 anni. Non puoi metterci 25 anni in un paese civile per essere riconosciuto innocente. Oggi quasi la metà della gente che c'è in galera ad oggi è in galera prima della sentenza. Ma un paese normale ti mette in galera una volta condannato, a meno che non ci siano esigenze cautelari per reati gravi, lo dicevamo, spaccio di droga, violenza sessuale, lì sì ti metto in galera subito per non nuocere. Niente sull'abuso d'ufficio e su alcuni presunti reati che poi finiscono in nulla, che stanno bloccando l'intera macchina della pubblica amministrazione, niente sulla castrazione chimica. E quindi o si fa una riforma vera, coraggiosa, imponente, storica, decisiva della giustizia italiana. E noi come Lega, col ministro Buongiorno, abbiamo messo migliaia e migliaia di assunzioni nell'arco del triennio, 10.000 impiegati amministrativi per la giustizia e 1.000 magistrati. Quindi servono uomini, servono mezzi, serve l'informatizzazione, serve la riapertura di alcuni tribunali inopinatamente chiusi dai governi precedenti. Questa è una riforma della giustizia, dove chi sbaglia paga. Come in tutti gli altri lavori, dove chi sbaglia paga, ci devono essere delle sanzioni. Quindi una riforma fiscale coraggiosa che metta soldi nelle tasche degli italiani e una riforma della giustizia coraggiosa che dimezzi i tempi dei processi, che punisca chi non vuole o chi non è in grado di fare il suo mestiere, che cambi i criteri di formazione, assunzione, selezione e promozione dei 10.000 operatori della giustizia, il 99% dei quali è in prima linea contro la malavita, però c'è qualcuno che magari usa la toga e l'aula della giustizia per far politica e questo non va bene. Quindi è il momento del coraggio, delle grandi riforme, non delle riformine, sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista della giustizia. Non penso che gli italiani ci stiano chiedendo cosine. Ci stanno chiedendo un'Italia che torni a contare, come stiamo facendo sul tema immigrazione. Meno 80% di sbarchi, certo è una fatica, perché abbiamo contro quasi tutti. È l'Europa che ci dice accogliete, aprite, ospitate, pagate, mantenete, integrate, poi quando chiedi un intervento devi star qua 2, 3, 4, 5 giorni per avere una risposta. Poi c'è la nave di una ONG tedesca che è davanti alla Libia, ha raccolto 40 immigrati e nei prossimi minuti firmerò il divieto d'ingresso e di transito nelle acque territoriali italiane. È una ONG tedesca, ebbene sappiamo, so e sanno dove possono andare, non in Italia, però è una provocazione continua, è un continuo tentativo di disubbidire alle leggi italiane, di cercare di attaccare nei fatti il governo italiano. Spero che su questo ci sia compattezza. E quindi vi volevo dire, avendo finito la riunione sulla riforma della giustizia, che non c'è, e prima di cominciare la riunione sulla riforma fiscale che vogliamo, a cui stiamo lavorando, che il lavoro paga, l'abbiamo detto. Se questo mi comporterà l'ennesima denuncia, amen, amen.
Fino a che voi mi date forza, voglia ed energia, io faccio il ministro che si occupa di sicurezza e di protezione dei confini di questo paese. Lotta senza quartiere alla mafia, alla camorra, all'andrangheta, allo spaccio di droga. Ho chiesto ai parlamentari della Lega di accelerare sul progetto di legge droga zero. Da parte dei 5 Stelle c'è qualche dubbio, mentre per quello che mi riguarda non c'è nessun dubbio, ci vuole il carcere certo per gli spacciatori di qualunque quantità di droga. Punto. Punto. E oggi mi raccatto la mia denuncia di Lega Ambiente, i miei attacchi dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ma quello che sto facendo lo sto facendo per il bene nostro, ma soprattutto vostro. Quindi grazie. Vediamo se giornali e telegiornali parleranno della soluzione di questo problema oppure parleranno di sport nautici o altre evidenze, importanze di questo genere. Noi abbiamo una riforma della giustizia pronta, efficace, incisiva, costruita con tanti avvocati e parecchi magistrati, che dimezza i tempi dei processi e separa le carriere e premia chi merita e punisce chi sbaglia o lavora di meno, però con criteri manageriali, imprenditoriali, numeri alla mano, perché quando si parla della vita e delle libertà delle persone non si può lasciare nulla al caso e all'approssimazione. E quindi grazie, vi aggiornerò nel proseguio della giornata, non mi fermo, tutto agosto, ho messo giù una serie di appuntamenti di incontro, di ascolto, per quello che mi riguarda si lavora anche a Ferragosto, anzi a Ferragosto sarò a Castel Volturno, nel cuore della campagna che merita di più. Nei prossimi giorni, il 7 agosto sarò nel Lazio, l'8 agosto in Abruzzo, il 9 agosto in Molise, il 10 agosto in Puglia, l'11 agosto in Calabria, il 12 agosto in Sicilia, il 14 agosto poi sarò a Genova per ricordare la tragedia del Ponte Morandi, anche lì per accelerare opere pubbliche bloccate, penso alla Gronda di Genova, penso al pezzo di autostrada che deve portare fuori automobili e camion e tir dal centro di Genova, anche su questo il ministro Toninelli, sì, no, forse vediamo, non è più tempo di no. Sì alle ferrovie ovunque che uniscano il paese da nord a sud, voglio un'alta velocità che da Torino arrivi a Bari, basta coi no, e i no alle pedemontane, e i no ai termovalorizzatori, è un altro no incredibile. Ovunque in Europa e nel mondo i rifiuti sono una ricchezza, che producono energia, che producono calore, che producono valore, e in Italia invece per i no pregiudiziali di qualcuno noi dobbiamo mandare tonnellate e tonnellate e tonnellate di rifiuti in altri paesi europei pagando centinaia di milioni di euro. Follia, follia, non è più il tempo dei no pregiudiziali, è il tempo di dire i sì all'energia, ai rifiuti che diventano valore, ai carburanti che costano di meno ovunque, se c'è del petrolio sottoterra o sotto il mare. Festeggiano i cittadini e le imprese, perché nella tutela dell'ambiente significa pagare di meno, significa essere dipendenti di meno dagli altri paesi per l'energia. In Italia no, invece qualcuno vuole fermare, no, per carità di Dio, no. E sull'autonomia lasciamo perdere, ormai mi sembra che i 5 Stelle abbiano detto chiaramente che i referendum di Lombardia e Veneti, ma anche l'interesse di tanti cittadini del sud che vogliono una politica sana, non quella che stiamo vedendo in queste ore degli arresti in Calabria, degli arresti in Sicilia. Chi sbaglia paga, anche e soprattutto in politica. Se c'è un sindaco che non è capace, se c'è un governatore che non è capace, deve pagare. L'autonomia è questo. Premiare chi fa bene, veloce, chi risparmia, e punire non i cittadini, ma i politici incapaci. Perché oggi sì, c'è una sanità di serie B in alcune regioni italiane, c'è una scuola di serie B in alcune regioni italiane, ci sono ferrovie, strade, autostrade di serie B. Non è più possibile. Uniamolo questo paese con le ferrovie, con le strade, con i porti, con gli aeroporti, col lavoro che non significa redditi un po' qua e un po' là in omaggio, significa lavoro vero, significa tagliare le tasse alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori. Vado
perché di questo ci stiamo occupando. Grazie, grazie, grazie. E grazie anche a Lega Ambiente, che mi ha denunciato per sequestro di persona, perché rende sempre più evidente a milioni di italiani chi fa le cose e chi vuole fermare il cambiamento. Se voi ci siete, io ci sono e non mollo.